Il salmo che ci guida in questa terza domenica di Quaresima è il Salmo 19. Il ritornello, Signore, tu hai parole di vita eterna. Questo salmo è composto in due parti. Nella prima parte il salmista è stupito per l'ordine presente nell'universo, nel cosmo, nella regolarità della natura, degli astri. Nella seconda parte, invece, si sofferma su un altro ordine, l'ordine della interiorità, l'ordine del cuore dell'uomo che riceve la legge del Signore, cioè la parola di Dio. Ecco, è importante, proprio nel tempo di Quaresima, quando siamo invitati a conversione, la parola di Dio non ci mette davanti le brutture del mondo, il caos, la cattiveria, la violenza da cui siamo circondati. Al contrario, per stimolarci a fare un cammino di crescita, una lotta, a scegliere il bene, ci mette davanti la bellezza dell'ordine, ordine fuori di noi, per poi raggiungere un ordine dentro di noi. Kant diceva: il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro il mio cuore. Sono parole antiche, desuete per noi, ottocentesche, ma c'è una verità profonda. Se vogliamo fare un cammino di crescita, dobbiamo puntare lo sguardo sul bene che c'è attorno a noi, fosse anche piccolo, un particolare, la bellezza della natura, gli occhi di una persona, un gesto di grazia, un sorriso, qualcosa che ci ricorda la luce, la bellezza. Solo a quel punto possiamo veramente desiderare di cambiare le cose. Quindi basta a sottolineare sempre solo ciò che non va. Per cambiare tutto bisogna partire dall'apprezzare un particolare della nostra vita e custodirlo, proteggerlo, amarlo, qualunque esso sia. Terza domenica di Quaresima. Rinfranca l'anima, la testimonianza del Signore verace, rende saggio il semplice. Signore, tu hai parole di vita eterna. Il timore del Signore è puro, dura
I giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti.